L'incomodo è offerto da Titanè di Italia. L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore, ben trovato. Eccolo. L'altro giorno stavo pensando a quello che ci aveva detto sulle primarie del PDL, cioè che aveva ricevuto una telefonata in cui le si annunciava che solo gli iscritti al PDL potevano partecipare. Allora tra me e me ho detto, ma perché il professore non fa una pannellata e prende la doppia tessera, quella del suo movimento e quella della PDL? Beh, perché è inutile, nel senso che era un'informazione non fondata dalla Santanchè, che doveva stare al tavolo delle regole, ma non l'aveva capita evidentemente, perché io ho letto il documento molto lungo e vasto delle condizioni e incredibilmente esse non solo non sono del PDL, non sono di coalizione, ma sono aperte a tutte, a tutti. Ah, quindi la vedremo impegnato nel... No, perché mi sembra che allora del ticket Sgarbi Samori ha preso, come dire, lo slancio di farlo e io cercherò di contenerlo e di impedirglielo, perché mi sembra che siano delle piccole esibizioni di una come dire, competizione di un corpo morto che cerca di sopravvivere. E quindi non mi sembrano, già quelle mi sono sembrate ridicole, quelle televisive di quei cinque pagliacci, ma in generale queste qui giocate sul tempo così lungo tra dicembre e febbraio sono delle forme così diluite di tentativo di mettere alcuni in maggiore evidenza per un rito tribale di sopravvivenza, perché di 250 o 300 eletti ne rimarranno meno di 100, e quindi è come una zattera della Medusa in cui si buttano i cadaveri in acqua. Insomma, mi sembra un'operazione, salvo che non voglia farla per provocazione e per divertimento, ma del tutto pleonastica, come pensa giustamente il Cavaliere, con cui l'altra sera ho visto che eravamo insieme a vedere le primarie in televisione. Ecco, ecco, e lei che impressione ha avuto? Più passa il tempo e più da un moderato entusiasmo della performance televisiva dei cinque, ecco, più passa il tempo e più crescono le perplessità su quel programma. Beh, in sostanza quello che ha colpito lui, a me colpiva la totale inconsistenza delle risposte, così. Vabbè, lì era anche il meccanismo del minuto, in un minuto che è appunto, quindi di un confronto a due ripetuto varie volte, dove si poteva fare un confronto di idee, c'era questo tentativo di fare questa breve corsetta di slogan, ma quello che ha colpito invece Berlusconi è, identificandosi nella sua, diciamo, visione preminente con il suo possibile omologo che è Bersani, lo vedeva solo al confronto degli altri, cioè si rendeva conto che se il capo di un partito si mette a confronto con gli altri, in realtà accetta di diminuirsi, e quindi questa è la sensazione che ha avuto lui. In effetti Bersani è stato poco incisivo e molto impacciato, mi è sembrato. Per cui nel PDL mi sembra che esse siano un esercizio inutile. Ecco, il discorso su, appunto, l'inutilità di questa contesa, e, però ecco, che impatto avrà tutta questa questi due mesi, no, quasi tre mesi di campagna delle primarie su questo nuovo soggetto, questo che ha annunciato un po' Alfano, simbolo e nome nuovo? A Nastro ho detto anche a Berlusconi di guardarsi bene da fare tentativi di maquillage del nome, non gli piace PDL, ma può essere inteso come una invocazione fraseologica, popolo della libertà, voi siete, cercando di articolarlo in elementi diversi di coalizione che per il momento non ci sono, che dovrebbero essere l'Alleanza Nazionale, Forza Italia. In quel senso avrebbe senso restituire ad ognuno l'identità, ma chiamare popolo della libertà
con un altro nome, cioè per esempio quello che hanno in mente centrodestra italiano, mi sembra un'altra cosa, la infermeria, cioè sì. non c'è nessuna vocazione in centrodestra italiano, per di più la parola destra sembra ulteriormente restringere il campo dei possibili alleati che non vogliono essere chiusi in formule politicamente esplicite, per cui mi sembra che anche sul nome non stanno lavorando con un colpo d'ala. Per cui l'unica cosa da fare è, come io dico da tempo, una cosa nuova che sia considerata interna a una vasta coalizione e su cui si lavori, così come si è sperato, e ovviamente non si vedrà mai, di Montezemolo e di altri, qualcuno che finalmente ascolti quello che io dico da tempo e rigeneri senza nessun collegamento con il corpo morto, perché l'unico modo di rigenerare quel corpo morto è eliminare i morti, e i morti, almeno in punto di morte, non si faranno eliminare, perché l'unica regola che poteva porre Berlusconi per un rinnovamento totale era i dei parlamentari e i membri di governo dell'ultima legislatura non si possono ricandidare. Questo avrebbe creato un rinnovamento reale. Così invece soltanto quelli che sono in un numero esuberante vorranno esserci occupando tutti gli spazi per riuscire a conquistare i piccoli spazi residui che sono diventati un terzo rispetto a quelli di partenza. Certo. E allora non si può fare il rinnovamento con un corpo, mentre Grillo ha tutto nuovo, l'altro predica il nuovo e vuol mandare a casa i vecchi, da questa parte i vecchi tengono il campo e cercano di dividersi il poco spazio che gli è rimasto, per cui non si può fare nient'altro che un altro corpo che non è Forza Italia contro il PDL, e soprattutto perché non può essere un corpo nuovo di Berlusconi, nel senso che non può essere Berlusconi a guidarlo. Berlusconi può benedirlo, può guardarlo con interesse, ma non può esserne parte. Berlusconi deve essere l'elemento, diciamo, corroborante di questo PDL, come il medico che cura i malati, e quindi rimanere lì con loro cercando di... Ecco, ma mi scusi, ma questa incertezza, vengo, non vengo, scendo in campo, no, mi ritiro, vado in Kenya, ma non danneggia? Cioè, in realtà il vero freno a qualsiasi nuova ipotesi è anche Berlusconi, che non si sa che vuole, non si sa, esplicitasse quello, il suo pensiero. Perché Berlusconi dovrebbe tentare di curare il vecchio con una certa delicata attenzione di buon medico, e invece vuol fare il nuovo. Ma mentre la prima parte avrebbe un significato, la seconda è praticamente impossibile, che sia auspicata da taluni dei suoi, perché vorrebbe dire che quando lui fa il nuovo una parte dei suoi lo seguono, con il risultato di dividere in due quello che aveva già, non con il risultato di aggiungere una cosa nuova. Per cui lui ha l'aspirazione di fare una cosa nuova e non vuole fare quella che invece è più normale, cioè amministrare quella che aveva già. E su questo la contraddizione, il desiderio del nuovo, gli crea una difficoltà sostanziale, che è anche per lui il desiderio di cambiare tutto. Però no, non può essere lui a guidare questa nuova compagine, ed è per questo che l'idea di fare questo partito della rivoluzione con Chamorri è, credo, la soluzione che lui stesso deve guardare con favore senza farne parte. Ecco, sul fronte opposto, in attesa appunto che si esplicitino tutte le dinamiche di queste primarie del PDL, al di là del confronto di lunedì, insomma, che poi, ecco, aumentano sempre più gli scettici, e c'è questa corsa verso Casini, ben esplicitata da Bersani, e c'è questo, come dire, negazione, la famosa agenda Monti di cui non ne ha parlato nessuno, come se questo anno di esperienza di governo non appartenesse anche al sostegno del PD. Non le sembra che anche da quella parte c'è una impasse, al di là dei positivi riscontri dei sondaggi? Beh, l'agenda Monti è in perfetta contraddizione con le elezioni, in generale, cioè con la contrapposizione tra due parti che, come io dico da tempo,
sono state alleate più di un anno e quindi hanno poco da contrapporre. Siccome la contrapposizione bipolare rispetto al sistema proporzionale in cui ognuno ha delle differenze, ma nell'ipotesi di una collaborazione è la contrapposizione di posizioni diverse, che in questo caso per un anno è evidente che l'agenda Monti è la contraddizione del sistema elettorale e del bipolarismo che si pensa ancora a tenere in vita. Quindi fin tanto